Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché oggi è uscito Edge, o per meglio dire è tornato Edge finalmente all'interno del gioco con la sua nuova arma LD. Un personaggio che non si vede da veramente tanto tempo, dove soltanto adesso ha ricevuto il suo livello 90 e la sua nuova arma LD. Nessun rework ricevuto prima, nessun aggiustamento ricevuto prima, ha ricevuto praticamente tutto in una volta, rendendolo un personaggio abbastanza interessante. Nuove LD con meccanica di counter, tra l'altro counter automatizzato, dato che verrà sviluppato o comunque verrà prodotto un counter ogni qualvolta Edge avrà la possibilità di evitare un attacco. Inoltre evasione che funziona tramite buff a stack, dove raggiunti i stack di 3, che tecnicamente sarebbero 2 perché poi il terzo non viene neanche considerato, permette ad Edge di modificare anche il suo stesso counter, quindi di conseguenza diventare più forte, no? Anche dal punto di vista del contrattacco. Garnet al suo, diciamo, Garnet al suo fianco riceve il livello 90, riceve il rework, riceve anche tutti gli aggiustamenti che ovviamente abbiamo imparato a conoscere durante questo periodo. Abbiamo le free multi. Voi sapete benissimo che io ancora sto cercando ovviamente la burst di Vincent, dato che mi manca, ma soprattutto mi piace appunto la burst di Vincent e vorrei trovarla. Sono stato fortunato perché ho trovato l'LD di Vincent con poco e anche Realm con poco. Ho speso praticamente una multi a testa e ho trovato praticamente l'LD. Vedremo adesso che cosa succederà nei confronti di Edge. Ovviamente ora sta caricando, non so effettivamente se mi farà perdere ulteriore tempo, perché prima mi aveva caricato già il banner in maniera tranquilla, ora mi sta perdendo un pochettino di tempo effettivamente, però vediamo se non carica entro tot. Ok, ci siamo, perfetto. Allora, siamo nel banner. Abbiamo ovviamente il free ticket, dato che ovviamente ieri non l'ho speso, e poi ovviamente la free multi che ci consente di ottenere le prime 10 più 1, come sempre, all'interno del gioco. Allora, partiamo col free bronzino, dato che comunque abbiamo la possibilità di pullare col free bronzino. Eccolo qua, guarda che bellino. Ok, usciamo. Carichiamo le armi, anche se io in realtà ho già fatto il batch download, però carichiamo tutte le armi. Vediamo la free multi che cosa ci regala. Beh, orba azzurra. Allora, diciamo che effettivamente spendere in questo banner, diciamo, mi fa piangere il cuore meno che magari spendere in altri banner, anche perché Vincent mi era uscito subito, Realm mi è uscita subito, quindi il fatto che mi siano praticamente usciti tutti subito mi ha un pochettino tagliato le gambe. Ora, in questo caso sono 3 semplici Power Stone, quindi torniamo indietro. Ho un ticket, mi ricordavo di avere un ticket fuori posto, e lo lanciamo giusto per, ok, fare un po' di pulizia. Non vado di ticket a questo punto, dato che voglio anche tentare di trovare la BT. Inutile andare di ticket, preferisco, anche perché ne ho solo 300, ed effettivamente li vorrei risparmiare. Per fine mese tecnicamente non ho nulla che mi interessa, anche dovessi scendere a un PT per la LD di Edge, che vado quindi sotto di 75.000, ho comunque la possibilità di poter effettuare un PT anche per una prossima BT, per cui mi sento abbastanza tranquillo. Detto ciò, vediamo le gemme che cosa ci permettono di ottenere. Ovviamente il premio più succulento, il premio più ambito è senza ombra di dubbio la BT di Vincent.
Io purtroppo ho questo desiderio della BT di Vincent. Non ho i token, li avrei usati volentieri su Vincent. Non so neanche se addirittura lo avrei fatto verde, perché non ho effettivamente le risorse, credo, per poterlo fare verde. Quindi non so, non so. Ecco, orb dorata. Già, iniziamo a ragionare. Ovviamente mi dovesse uscire la Lady di Edge, mi fermo. E diciamo che la BT di Vincent resterà un lontano ricordo, per citare un po' Kingdom Hearts. Veramente spero di poterla ottenere, ma ok, Lady di Garnet. Cioè, mi sento quasi sollevato dal fatto di non trovare le armi di Edge. Garnet ovviamente già ce l'ho come LD, per cui completamente inutile per me. L'ho trovata già ai tempi, quindi tra l'altro trovi sempre l'LD che già c'hai. Cioè, sta cosa è pazzesca. Cioè, ci sono due LD nel banner che teoricamente hanno la stessa percentuale di uscita. Tu quale trovi? Sempre quella che già hai. Cioè, proprio una legge matematica. Una legge matematica. Cioè, Garnet mi sta riempiendo comunque di armi senza motivo. Va bene che me ne spuntano tante. E spuntarne tante comunque è buona come cosa, però, sinceramente. Ok, orbo dorata. Certo, pullare con le gemme un pochettino mi fa strano, perché comunque è da veramente tanto tempo che non utilizzo le gemme, direttamente, quindi. Ecco, è finito il sogno. Bene, doppia LD addirittura. Ci vorrebbe ora una BT. Vabbè, buonanotte. Tripla LD così. Anche quella di Edge, che abbiamo ottenuto. A quanti token sono? Sono 80 se non sbaglio. Ah no, 100 precisi. Ok. E allora niente, a questo punto è finito il sogno. La BT di Vincent rimarrà un lontano ricordo. Ci prendiamo la Power Stone. E va bene così. Niente, abbiamo speso una buona cifra. Alla fine siamo ancora sui 250k. Peccato non aver trovato la BT di Vincent, però vabbè, alla fine diciamo che il gioco è anche questo. Detto ciò, io vado a maxare Edge, lo potenzio, in modo tale da poterlo direttamente testare poi questa sera in live su Twitch. Quindi vi ricordo appuntamento alle ore 21, sempre sul mio canale Twitch, Operomnia giapponese, e poi dipende la situazione come si mette, nel fatto che magari riusciamo a completare più o meno facilmente, la Lufenia, e quindi abbiamo la possibilità di poter stare ancora in live. Ci sposteremo ovviamente sulla versione global, dove ci sarà ovviamente in generale da fare, vedo che ci saranno le coop, ci saranno comunque lo host chapter, possibilità di farmare, eccetera, eccetera. Quindi per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!